Non è vero, Pier, ragazzi, non lo so. Sì, sto registrando in un bagno, ma comunque io non posso credere a quello che cazzo ho appena visto in questo Gran Premio della Spagna. Ma seriamente, Alice Spargaró ha esultato un giro prima della fine? Ragazzi, io faccio il tifo per Aprilia e faccio il tifo per Ducati, oltre che tutti i piloti italiani. Però non posso non ridere per questo. Ma seriamente, ha esultato prima di vincere Aleix, anzi, prima di arrivare secondo Aleix Espargaró, che alla fine riesce addirittura a finire fuori al podio. Grandissima gara da parte della Pramac, che fa doppietta podio con Zarco e Jorge Martin. Secondo me, Jorge Martin alla fine avrebbe lo stesso superato, a prescindere, l'avrebbe superato Aleix, ma veramente, ragazzi, ma seriamente, ho visto un pazzo Gran Premio di Spagna, uno dei Gran Premi più belli della stagione, forse. Con l'Espargaró, ragazzi, incredibile, si è portato in quinta posizione, poi è crollato addirittura fuori dalla zona punti e ultimo. Io penso e spero che abbiamo avuto i problemi, perché allora capisco la scelta di cioè di mandare in onda ufficiale Marquez e Rins con Alex Marquez e Nakagami confermati. Io ho detto, secondo me Nakagami rischia il posto con Rins che va, anzi Mir, scusate, che va in onda ufficiale con Alex Marquez che porta sponsor e quindi rimane e fa coppia con Pol Espargaró, ma in modo incredibile. E giustamente allora mi sa che non assisteremo a questa coppia. E sì, ragazzi, ho una lampada in mano che mi sta facendo da luce in questo momento. Spero non dia abbastanza fastidio. L'ho comprata ai cinesi stamattina a 2 euro. Ma comunque non posso credere a ciò che ho visto, perché non lo so, ragazzi. Pecco che viene tamponato da Nakagami e Rins. Ovviamente le colpe c'è a Nakagami, che forse ha usato anche troppo. È andato. Cioè, ha rischiato Nakagami, ha rischiato tantissimo. Come l'incidente stamattina in Moto3, me lo sono visto. E mamma mia, ragazzi, che incidentone! Peccato anche per Denis Foggia, veramente weekend sfigato. A parte che per Celestino Vietti, per gli italiani, tutti sfigati. Riccardo Rossi, che poteva finire a podio, finito tipo undicesimo. Denis Foggia ritirato, Migno ritirato, Bagnaia ritirato. Dovi che alla fine si è ritirato pure lui, Bezzecchi, Bastianini, Di Gian Antonio, veramente l'unico fortunato in MotoGP è stato Luca Marini, il weekend sfortunatissimo per Ducati ufficiale che alla fine riesce addirittura a racimolare un quattordicesimo posto con Miller, che in questa gara se non la vinceva Pecco doveva minimo arrivare a podio. Allora, posso capire, ragazzi, il non trovarsi in modo adeguato e magari arrivare 17esimo in una gara perché non ti trovi col circuito, magari sei stato tamponato, ti sei messo subito in corsa, però hai già perso il treno e quello lo posso capire, ma Miller è tra gli ultimi nel mondiale, cioè penso che sia più in avanti Luca Marini e Bezzecchi piuttosto che lui. E non so neanche se è davanti a Darren Binder, forse se è davanti è solo per un podio, non mi ricordo dove l'abbia fatto, forse nel Gran Premio dell'Indonesia, ma manco me lo ricordo. È veramente incredibile, Aleix Espargaró, ragazzi, che poi alla fine arriva quinto superando nell'ultimo giro Luca Marini dopo aver perso tutte le posizioni. Yoann Mir che parte 17esimo arriva settimo, sesto, quinto, non me lo ricordo, forse quarto, è arrivato davanti a Luca Marini e Aleix, è arrivato quarto dopo essere partito 17esimo in presona da parte di Yoann Mir. Fabio Quartararo che secondo me avrebbe vinto lo stesso, ragazzi, Fabio Quartararo è un pilota clamoroso, io lo dico ancora, l'avevo già detto a prestagione, vedete che lo vince ancora Quartararo. E confermo la mia tesi, ragazzi. Quartararo vincerà il mondiale per sfiga di Bagnaia, per un po' tutto. Un altro zero, secondo zero, non secondo zero di fila, perché l'ultima gara non me lo ricordo se aveva vinto. Un piccolo flashback, ma comunque altro zero che si aggiunge già a quello della Francia. Questa volta non per colpa sua, l'aveva usato troppo lottando con Bastianini. Questa volta invece non sua la colpa. Cadono nel giro di 2 giri entrambe le Gresini con Bastianini e Di Gian Antonio. È caduta la Ducati di Marco Bezzecchi.
cioè veramente i ducatisti, che è rimasto vivo Michele Pirro, che manco è arrivato a punti, però vabbè, fa la wild card, ragazzi, non hai nulla a pretendere a Michele Pirro che fa la wild card. Michele Pirro, Miller e basta, mi sa. Addirittura, cioè basta. Buon weekend, poteva essere ancora un weekend migliore qua, addirittura Aleix, che avrebbe fatto il quinto podio di fila, potrebbe essere un weekend migliore proprio facendo quel podio, purtroppo non è arrivato, però comunque gran weekend, anche da parte di Maverick Viñales, che non lo so ragazzi, Maverick Viñales è un po' un punto interrogativo perché è molto discontinuo, secondo me ora come ora andrebbe in un secondo team Aprilia. Perché mettete che magari arrivasse Rins l'anno prossimo in Aprilia, non puoi mettere Rins in secondo team, anche se Rins ti porta tanti zeri, perché lui è uno di quei piloti che rischia veramente, forse a volte troppo, ma comunque oggi anche un altro zero. Rins a me piace, però osa troppo e questo è un punto dolente per lui. E comunque l'anno prossimo magari Rins e Spargarò con Maverick e un altro pilota nella seconda squadra. Terry Binder che arriva a punti insieme a suo fratello, praticamente ragazzi sta confermando la mia tesi, la Petronas Yamaha, il secondo team Yamaha che arriva a punti una volta ogni 5-6 gare. Terry Binder aveva già fatto un decimo posto, facendo vedere che comunque la staffa di pilota anche abbastanza affidabile ce l'ha, però comunque non è il pilota che ti arriverà a punti sempre, ma comunque sono passate meno di metà campionato, anzi un terzo di campionato, quindi come puoi giudicare un pilota da un terzo di campionato? Mi pare strano. Un conto poi è se fosse uno affermato come Miller, un conto è se poi fosse uno come Darren Binder che è un rookie. Però ragazzi, chi sta vincendo il premio di Rookie of the Year? Io onestamente lo darei momentaneamente a Bezzecchi, forse delusione dell'anno, momentaneamente Morbidelli, che non è, cioè è arrivato a punti, mi sa, i suoi primi punti stagionali, è arrivato la prima volta anche per Raul Fernandez che è arrivato a punti, un altro posizionamento a punti per Remy Gardner che comunque anche ragazzi il Tech 3, il Team Tech 4, non so come si dica 3 in inglese, in francese, on the tro, il team Tech 3, l'ho appena detto, facendomi rivenire in mente il francese, che bei ricordi, ragazzi. Io non faccio francese, ma faccio spagnolo. Comunque, il Tech 3, che almeno una volta ogni due gare con Remy Gardner ci arriva a punti. Oggi hanno approfittato delle tante cadute. Di Pecco, ragazzi, non posso parlare, sfigato. Stessa cosa per Rins, che si è anche fatto male. Nakagami, che ha rischiato per me la vita perché si stava mettendo dietro alla gomma. Cioè, immaginate avesse continuato a sgasare Pecco? Non lo so. Forse ci poteva essere una penalità per cosa? Nakagami, non lo so. Comunque, se Nakagami avesse continuato sulla. Perché lo sappiamo, ragazzi, cioè Nakagami è uno di quelli. A parte che quando può fare bene non lo fa mai, forse la pressione, ma comunque uno di quelli che magari nei suoi circuiti si fa settimo in classifica, parte settimo, arriva magari al primo giro, alla prima staccata quinto, e poi inizia a cadere, cadere, cadere fino all'ottavo, cioè non ottava, magari anche decima, undicesima, dodicesima posizione. Mentre invece oggi grande gara da parte di Alex Marquez che scala metà gruppo, più di metà gruppo, partito undicesimo. No, scusate, 25esimo e finito decimo, undicesimo. Comunque, buona gara. Io ragazzi vi aspetto al prossimo video di MotoGP e non solo.